lasciato settimana scorsa. Sul paging, che tra l'altro vi avevo detto, questa tecnica è molto complicata. Il libro che sto seguendo, quello di Tannenbaum, la spiega in appena 47 pagine. E quindi dovrò fare il riassunto del riassunto. Ma prima di passare al paging, devo dire qual era il problema principale dello swapping, cioè qual era il suo problema. Perché questo giustifica il motivo per cui esistono approcci che usano questa memoria virtuale. Il problema dello swapping era che tutta la memoria del processo doveva essere spostata da e per la memoria. Non solo questo è oneroso per grandi processi, ma che succede in quei casi in cui la memoria non è sufficiente per eseguire un processo? Ricordiamoci che queste tecniche sono pensate per quei casi in cui avevamo computer che avevano qualche kilobyte di memoria. E nonostante le memorie di oggi sono enormi, anche i programmi che eseguiamo tutt'oggi sono enormi. Quindi sì, le dimensioni contano. Per quanto riguarda il paging, l'approccio che si usa è quello di creare delle porzioni di memoria che dal punto di vista intuitivo è molto simile a quello che dicevamo settimana scorsa, ovvero delle partizioni, e tali partizioni vengono chiamate pagine. E queste pagine, a differenza dello swapping, hanno tutte la stessa dimensione. Il sistema operativo quello che fa è che preannuncia di utilizzare più pagine di quelle che possono effettivamente entrare in memoria. Facciamo un esempio. Se abbiamo un giga di RAM e il sistema operativo usa pagine di un mega, sappiamo che la memoria centrale, che può avere al più 1024 pagine, invece quello che fa il sistema operativo è che ne prevede di più, prevede di gestirne 2048. Questo perché all'occorrenza le pagine possono essere spostate da e verso il disco fisso. Quando il processo deve accedere a un'area di memoria, il Memory Management Unit entra in azione. E se quella pagina non è effettivamente in memoria, invierà un page fault che causerà una trap al processore, quindi il sistema operativo viene invocato per mettere in memoria la pagina richiesta dal processo. Un'altra tecnica che sfrutta il concetto di memoria virtuale, cioè quello di allogare più memoria, o meglio quella di preannunciare di allogare più memoria di quanto se ne possegga, è la segmentazione. Prima di esplorare i punti forti della segmentazione, andiamo a vedere qual è il problema del paging. Un processo che occupa due pagine di memoria si ritroverà a un punto in cui la sua memoria si dividerà. Immaginate un array che inizia verso la fine della prima pagina e continua dall'inizio della seconda pagina. E il sistema operativo non ci dà nessuna garanzia che queste pagine siano contigue in memoria, e non ci dà alcuna garanzia che entrambe queste pagine siano in effetti in memoria nello stesso momento, perché una può stare sul disco. Quindi sarebbe buono, o meglio sarebbe intelligente, suddividere il programma diversamente, in modo tale che lo stack sia in un posto, le istruzioni in un altro posto, lo heap in un altro posto e così via. Quindi ognuna di queste parti hanno la sua bella paginetta in memoria. Poiché ognuna di queste porzioni del programma, o meglio la memoria del programma, è di dimensione variabile, possiamo fare i nostri programmi in modo tale che possono specificare quanto è grande ognuna di queste parti, con la promessa che comunque possono crescere in futuro. Quindi il sistema operativo deve essere in grado di gestire i casi in cui lo stack e lo heap crescano. Questo approccio di suddividere il programma in tante piccole parti si chiama segmentazione. Ogni segmento è stabilito dal programmatore, o meglio, dal compilatore, cioè il compilatore che dice quali sono i segmenti. Quest'ultimo, quando compila il programma, specificherà la dimensione di ogni parte della memoria del programma, sia del codice e sia della memoria tipo dei dati o dello heap, così che il sistema operativo potrà allocare diversi segmenti in memoria. Tuttavia, questa tecnica ha dei punti deboli. Come accade per lo swapping che abbiamo già visto, ha il problema della frammentazione esterna. E poiché i segmenti sono stabiliti dal programmatore, si possono avere dei segmenti enormi che poi, come abbiamo visto, rallenta tutto il sistema quando questi devono essere spostati da e per il disco fisso.
E se facessimo un trucco? Prendiamo i segmenti e li tagliamo in tante piccole paginette. Questo approccio infatti prende il nome di segmentazione paginata e il primo sistema operativo a implementare era Multics, l'antenato di Unix, come vi raccontavo in questo video. La segmentazione paginata di Multics funzionava più o meno in questa maniera. Ogni processo ha una tabella che definisce la descrizione di tutti i suoi segmenti e ogni descrittore dei segmenti aveva una tabella delle pagine molto simile a quella che abbiamo visto. Allora facciamo un sunto generale. Abbiamo visto due approcci, includendo il video della settimana scorsa. Uno che usa le partizioni e uno che usa lo swapping. Entrambi allungano solamente tanta memoria quanta ce n'è. Poi esistono gli approcci che usano la memoria virtuale, ovvero dove il sistema operativo fa lo sborone e alloga più di memoria più di quella che c'è. Ci abbiamo il paging, ovvero quella che viene definita la paginazione, o la segmentazione. Il paging è una sorta di versione coi superpoteri del partizionamento che avevamo visto, mentre la segmentazione è la versione sotto steroidi dello swapping. Concentriamoci su paginazione adesso e segmentazione, che sono quelle più interessanti dal punto di vista implementativo e anche pratico. Quali sono le principali differenze tra paging e segmentazione? Li vediamo dopo la sigla. Benvenuti e bentrovati pinguini in questo nuovo video di FK and the Food. Io sono Valerio e oggi parliamo di gestione della memoria. Ma prima di cominciare, come vi ho sempre detto, se siete nuovi o di ritorno in questo canale, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre costantemente aggiornati con tutti i video che porto su questo canale. Se volete supportare il mio lavoro, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo troverete in descrizione. E quindi, proseguiamo! Dunque, stavo dicendo, quali sono le differenze principali tra paging e segmentazione? Vediamo questa tabella. Il programmatore è consapevole dell'uso di questa tecnica? No per il paging, sì per la segmentazione. Quanti spazi di memoria vengono assegnati al processo? Nel caso della paginazione, una. Nel caso della segmentazione, diversi, uno per ogni segmento. Possiamo distinguere date e funzioni in un programma? No nel caso del paging, sì nel caso della segmentazione, perché funziona in questa maniera proprio per design. Possiamo facilmente poter contenere porzioni con dimensioni variabili? Non nel caso del paging, il sistema operativo lo può fare ma deve faticare di più, tutto l'opposto di quello che accade per la segmentazione. La condivisione di procedure tra programmi è facilitata? Non nel caso del paging, sì nel caso della segmentazione. C'è frammentazione della memoria? Nel caso del paging si ha quella interna, nel caso della segmentazione si ha quella esterna. Ora, dopo due video e tanta sofferenza, quale tecnica usano i sistemi operativi moderni? Prima di passare a questo, è buono ricordare che scegliere una tecnica piuttosto dell'altra non dipende solo dal sistema operativo, ma anche dal nostro amico processore. Detto ciò, alcune versioni di Unix, quelle antiche, quelle più vecchie, utilizzavano lo swapping senza l'uso della memoria virtuale. Fu poi la Berkeley che è con loro 3BSD, che vi ho raccontato in questo video, che aggiunse la paginazione. Anche Linux usa la paginazione usando un sistema a tre livelli. Anche Windows fa uso della paginazione, ma la sua implementazione è molto complessa e, anche a dire di Tannenbaum, molto sofisticata. Ma quindi, tutti hanno abbandonato la segmentazione? Beh, non per scelta, ma per il fatto che i processori x86 esigono questa scelta, perché i processori Intel implementano a livello hardware un meccanismo molto simile a quello di Multics. Benissimo, pinguini! Spero che questi due video vi siano piaciuti per quanto riguarda la gestione della memoria. Se vi è piaciuto, commentate qui sotto e lasciatemi un commento così per farmi capire non solo il vostro apprezzamento, ma se ci sono dei dubbi. Non perdetevi come al solito gli altri video che porto in questo canale e vi ringrazio ancora una volta per aver trascorso il vostro tempo qui con me in questa fantastica storia della gestione della memoria. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.